Claudio Borghi, tappa del Basta Euro Tour in Friuli Venezia Giulia, a Udine, una terra che soffre soprattutto la concorrenza di Austria e Slovenia. Sì, tutta l'Italia soffre di concorrenza da parte di qualcuno e l'euro gli consente di essere nella posizione più svantaggiata. Ci hanno venduto una comunità di solidarietà, una comunità di accordi per poter combattere contro altre economie e invece purtroppo si è creata una gara dove tutti fanno a gara a fregare il vicino. Quindi ci sarà concorrenza fiscale, ci sarà concorrenza dal punto di vista della flessibilità del lavoro, dei sussidi alle imprese, tutto congegnato in modo tale da riuscire a fregare parte della ricchezza, della prosperità, sempre in via di riduzione al vicino. Non è quello che ci hanno venduto. Matteo Renzi ha presentato il suo piano lavoro, lei che cosa ne pensa? È una presa in giro, perché noi in questo momento abbiamo necessità non di creare flessibilità in entrata sul lavoro, abbiamo necessità di creare domanda. Abbiamo delle imprese che stanno pensando di licenziare, non è che non sanno come fare per assumere in modo più efficiente gli lavoratori. Per cui è una crisi di domanda, non è una crisi di rigidità dell'offerta del lavoro. E alla fine che cosa sarà il risultato di queste pseudo riforme? Consentire alle imprese di licenziare dei lavoratori per assumerne magari altri che si accontentino di meno soldi, molti meno soldi, andando sulla china della gara a chi ha il salario più basso, che porta in Thailandia, porta in Cina.